Salve a tutti, e tanto che ci penso, finalmente ci sono riuscito. Sono di nuovo sul cammino di Santiago. Questa volta ho scelto il portoghese. Partenza da Porto, circa 300 km da fare. Ecco come sono andate le cose. Buona visione! Sono arrivato al mio ostello. Vi faccio un po' vedere. Qui sopra ci sono le camere. Qui possiamo mettere la borsa al sicuro. Questa è una sala comune. Qui fuori c'è un giardino. Questa è la sala dove si può cenare tutti insieme. E qui c'è la cucina. Questa è la classica camerata del pellegrino. Mi sono liberato dello zaino. Adesso andiamo al centro. Purtroppo l'alberghe del pellegrino si è un po' fuori mano, ma sono voluto partire da lì. Adesso ci andiamo a far mettere un bel timbro alla cattedrale di Porto. Guarda che bello! Sono maioliche, bellissime. Il mio primo caffè a Porto mi è costato 75 centesimi. Il tempo non è dei migliori e so che domani e dopodomani ci sarà molta pioggia. Guardate che fila per entrare in questa libreria. Questa è una libreria molto molto famosa qui a Porto. Per chi non sa esattamente cos'è il cammino di Santiago de Compostela, posso dire che è una rete di itinerari che a partire dal Medioevo i pellegrini hanno percorso attraverso l'Europa per giungere alla cattedrale di Santiago de Compostela. Io sto facendo il cammino portoghese, ho deciso di partire da Porto e percorrerò circa 300 km a piedi. Ci andiamo a far mettere il timbro. La credenziale è il passaporto del pellegrino che abilita il camminatore a usufruire degli ostelli municipali e contiene gli spazi per apporre un timbro in ogni tappa e registrare così il viaggio per ottenere la Compostela. Non riesco ancora a credere che sono nuovamente sul cammino. Dopo il cammino francese sto per iniziare quello portoghese. Domani si inizia, ragazzi. Frase del giorno. Non esistono due viaggi uguali che affrontano il medesimo cammino. Buongiorno a tutti. Oggi è iniziato il mio primo giorno di cammino. Arriverò, se tutto va bene, a Villa de Conde. Sono circa 30 km. Alla fine ho deciso di fare il cammino della costa. Avrei voluto iniziare proprio sul litorale, discendendo il fiume, e poi so che il percorso è bellissimo, ma proprio per questa situazione meteo ho deciso di non prendere il litorale, ma farò il percorso tradizionale, quello ufficiale, e anche 5 km più corto. La mia prima freccia! Ok, ha cominciato a piovere forte, non ho ancora fatto colazione e vado a prendere qualcosa. Piovendo troppo, è il momento della mantellina. Indumento molto importante. Ho due pellegrini davanti a me. E beh, ragazzi, comunque sarà il periodo, sarà che è un cammino tra virgolette minore. I pellegrini, ciao, ce ne sono ben pochi. Due pellegrini giapponesi. Oggi sarà tutto così, periferia, zone industriali, quasi praticamente fino all'arrivo, da quello che ho capito. Avrò più possibilità di ripararmi sulla spiaggia, non so come sarebbe andata. Cammino da oltre un'ora, ho visto soltanto due pellegrini e una sola freccia all'inizio. Il Portogallo sembra investire un po' meno su questo cammino, almeno per ora. L'unica cosa che mi permette davvero di non sbagliare strada è l'app Buen Camino. Scaricatela perché è davvero ottima.
ci sono tutti i cammini. Mi è dispiaciuto tanto non poter fare il litorale oggi, ma ho dovuto valutare un po' di cose. In ogni caso, da domani sarà tutto oceano. La pioggia in sé per sé non mi dà fastidio, il problema è che quando si bagnano i piedi, di conseguenza arrivano le vesciche e poi sono guai. Di qua. Ecco qui il segnale. Man mano mi allontano dalla periferia di Porto, sto notando comunque che i segnali sono sempre più numerosi. C'è un fortissimo odore di mucca, non so voi cosa ne pensate, a me piace tanto. Eucalipti, c'è un profumo buonissimo. È inutile paragonare il cammino portoghese con quello francese. Ho fatto 15 km, ho incontrato solo due pellegrini. Con il senno di poi avrei anche potuto prendere il litorale con quelle belle lunghissime passerelle in mezzo alle dune, ma il cammino è come la vita, ragazzi, bisogna prendere delle decisioni, giuste o sbagliate che siano. Piove, guarda come piove, madonna come piove, senti come viene giù. Prendo un attimino un caffè, sta piovendo a dirotto. Ciao Micetto. Il caffè costa 60 centesimi. Nei momenti che mi sento più sicuro smetto di guardare la mappa sull'app e mi affido a qualche freccia. Il problema è che di tanto in tanto c'è qualche furbo che mette delle frecce per far passare il pellegrino verso la sua strada, magari dove c'è un bar o un ristorante. Questo non va bene. Ho riaperto l'app e mi sono accorto che sono fuori dal percorso di un po'. Sono zuppo. Riparo? Oggi e domani non ho scampo. Ho i piedi zuppi, speriamo bene. Cambiare le calzette è inutile. Ho proprio le scarpe bagnate all'interno. Piove troppo, mi sono dovuto fermare. Smesso un attimo, facciamo un altro po' di strada. Adesso il percorso è veramente ben segnato, ogni incrocio, ogni strada c'è una freccia. Profumo. Oltre 20 km fatti, ho incontrato soltanto due pellegrini. Sta ricominciando a piovere, io ne approfitto, qui c'è un centro commerciale, mi faccio un panino. Panino con formaggio e mortadella,
bellissimi. Ciao. Eccomi arrivato, questo è il mio alberghe, giusto? Sono arrivato un po' in anticipo per aspettare che apra l'alberghe e mi bevo una birra. Grazie. Check-in fatto, 10 euro. Gli unici due pellegrini che ho incontrato sono sempre gli stessi e in questo ostello sono solo. Buongiorno a tutti, oggi una tappa abbastanza semplice, sempre se non piove, circa 25 km e poi soprattutto oggi vedrò l'oceano. Che dite, ce lo prendiamo un caffè? Davanti a me ho l'oceano, da qui in poi praticamente impossibile sbagliare, basta seguire la costa. Voglio subito vedere l'oceano da vicino. Fa impressione. Ieri ho fatto bene a non fare questo pezzo di litorale. La maggior parte dei bar qui è chiusa. Frase del giorno. La vera casa dell'uomo non è una casa, è la strada. La vita stessa è un viaggio da fare a piedi. E niente, anche oggi il tempo è inclemente. Senza parole. Spesso mi viene chiesto come faccio a prendere e partire solo e fare così tanti chilometri a piedi. A volte, soprattutto sotto una giornata di pioggia come questa, me lo chiedo anch'io. Ma alla fine mi viene soltanto da dire che nonostante un po' di sofferenza, in fondo sono semplicemente una persona molto fortunata nel poterlo fare. Altri mi chiedono come faccio a trovare il tempo per fare i miei viaggi. Risponderò anche qui con un aforisma. Ne ho trovato uno che mi calza a pennello, perché è così che ho vissuto per molti tratti della mia vita. Frase di Carl Sandburg. Il tempo è la moneta della tua vita. È l'unica cosa che possiedi e che puoi decidere come spendere. Stai attento, non permettere ad altri di usarla al posto tuo. Thank you.
prego. Niente da fare. Qualcuno ha disegnato l'Italia. Ho abbandonato le passerelle, non so se ci sono ancora. Dire che sono inzuppato fradicio è poco. Ho i piedi zuppi. Non ho dolore, ma comincio a temere un po' le vesciche. Il fatto è che qui non c'è un riparo, niente. Non avete idea di quanto è buono questo profumo. Questa mattina ho fatto più o meno una quindicina di chilometri ed ho incontrato a malapena due pellegrini, una coppia di giovani inglesi e basta. L'albergue, praticamente dove sono stato, era completamente vuoto. Se cercate la solitudine in un cammino, venite a fare il cammino portoghese a marzo. Per ora smesso. Che profumo! Ah, lo avevo detto. Ragazzi, dove passo? Dove passerà il nostro eroe? Passerà di qui. Ops! Incredibile! Il terzo pellegrino della giornata. Sole, sole, c'è il sole. Piove, guarda come piove. Madonna come piove. Senti come viene giù. Non me la son scampata neanche oggi dalla pioggia. E che vuoi far? Oltre 20 km fatti, ho beccato un solo bar aperto. Per fortuna mi ci sono fermato. Sono praticamente arrivato, mi mancano 3-4 km. E la tappa di oggi è finita. Bella! Altri tre pellegrini, allora esistono. Fermo in queste panchine un attimo, vediamo di risolvere un problema. Li ho salvati appena in tempo. 10 minuti li facciamo asciugare. Sotto nei commenti, mentre preparavo lo zaino all'ultimo momento, mi è stato suggerito di portare le spille da balia.
suggerito da Pino Parente. Grazie Pino, giustissimo. In questo modo si possono appendere i vestiti bagnati senza rischiare di perderli. È ora di pranzo, mi è venuta un po' di fame. Questa mattina, prima di uscire da Villa De Conde, ho preso un po' di pane e mi è avanzato un po' di formaggio e mortadella di ieri. Ci facciamo un panino. Eccolo qui, paninazzo di davvero pellegrino. Questo signore del bar, posso? Sì, un caspettiano. Mi ha fatto questo disegnino proprio davanti, devo aspettare un attimo che si secca, e mi ha regalato una bottiglia d'acqua. Grazie. Buon cammino. Il bello del cammino. Questo è il cammino, fatto anche di questi piccoli gesti. È questo, devo aspettare una mezz'oretta. Quando cammino, il soffio del vento porta via i miei pensieri negativi e fa fiorire quelli positivi. Guardate com'è tenuta bene questa passeggiata, con una bella ciclovia a fianco. Buongiorno a tutti, la tappa di oggi è via Nado Castelo, circa 25 km. Anche oggi il tempo non è dei migliori, ma perlomeno fino ad ora non sta piovendo. Iniziamo. Non ti ho detto niente. Stefano 76 mi dice che sul cammino non mi vede molto contento, che rido poco. Ragazzi, io qui sto benissimo, sono pervaso costantemente da euforia e felicità, ci mancherebbe altro. Anzi, vi dico di più, i due giorni di brutto tempo che ho passato sono stati in fondo anche quelli molto belli. Per il resto, paesaggio fantastico. No, ho bisogno di un caffè, non so come siamo messi più avanti, devo fare questa deviazione. C'è scritto che il bar è a 90 metri, speriamo. È chiuso, è chiuso. Accidenti. Peccato il proprietario al volo. Wow, ragazzi, incredibile, stupendo. Sentite? Oh.
portato solo un caffè con Lecce, ma va bene, va bene. Ok, grazie. Gallinelle per Fatima, per Santiago. Due ore di cammino, zero pellegrini. Questo cammino è una continua scoperta di luoghi e di persone meravigliose. Mi sento onorato di poter condividere tutto questo con voi. E dopo 2 ore e 30, in lontananza, due pellegrini. Che bel sentiero! Non si vede bene, lì in fondo scorre un bel fiume. Molto selvaggio. Il percorso è scorrevole, ma bisogna prestare molta attenzione. Il fondo è molto bagnato. È facile scivolare, e se una persona si fa male qui è abbastanza complicato. Qui è bellissimo. Non abbiate paura, affrontate con gioia i ripidi sentieri della vita. Io l'ho fatto e sono sicuro che come me scoprirete che dall'altra parte del fiume c'è un mondo fantastico che vi attende. Si chiama Cammino della Costa, ma ci sono anche bei tratti all'interno, come quello che ho appena superato. Quelli dovrebbero essere i chilometri rimanenti per Santiago. Questi primi 3 giorni di cammino sono stati tutti diversi l'uno dall'altro. Il primo giorno ho camminato lungo la periferia di Porto per tutta la giornata. Il secondo giorno ho camminato su delle lunghe passerelle in mezzo a dune di sabbia con a fianco l'oceano. Ed oggi sono passato all'interno di uno splendido bosco lungo un bellissimo fiume. Questa è anche la prima tappa con dislivelli sia in salita che in discesa. Devo salire di là.
Fatima Santiago. Man mano che vado avanti mi sto rendendo conto che sto affrontando questo cammino con estrema tranquillità, senza fretta. Questo può essere perché ho già fatto il cammino francese e Santiago l'ho già raggiunto. Però mi sta piacendo questa cosa. Santiago! La birra portoghese più consumata è la Super Bock, molto buona. Sto cominciando ad accusare un po' di stanchezza. È il terzo giorno, ho fatto quasi 100 km. Penso che sia normale, dai. In fondo, dietro il fiume, Viana do Castelo. Non si vede bene. Viana do Castelo è una cittadina abbastanza grande, fa circa 90.000 abitanti. Noi a volte parliamo troppo male dell'Italia. Sto per attraversare un ponte molto molto famoso. Si chiama Ponte Eiffel. Progettato e costruito proprio da Gustav Eiffel. Sopra passano le macchine, sotto passa il treno. Da qui non si capisce un granché, poi lo riprenderò da un'altra prospettiva. Eccolo qui. E quello è il fiume Limia. Non finisce mai. È lungo quasi 700 metri. Questa è la camera di oggi. Io sto qua. Alla fine la struttura si è riempita improvvisamente di pellegrini. Si comincia a sentire qualcosa del cammino vero. Si è creata una bella squadra di varie nazioni. Siamo tre italiani.
incredibile come il mio corpo e la mia testa si stanno adattando giorno per giorno a questo cammino. Qui sembra non mancarmi niente. L'emozione dominante è la gioia. La stanchezza passa in secondo piano. Questi sentieri mi allontanano miglia e miglia dallo stress e dalle ansie che la nostra società drogata ci impone giornalmente. Qui tutto ha più senso. Ah, che profumo. Buenos dias a tutti. Oggi una tappa abbastanza lunghetta. Questa mattina sono uscito un po' prima del solito, c'era una persona a fianco a me che russava e quindi non sono riuscito a chiudere occhio. A Villa do Castelo non c'era un bar aperto. È già un'ora e mezza che cammino e ancora faccio colazione. Mi occorre urgentemente un caffè. Non ho neanche una goccia d'acqua. Sembra che il prossimo bar è a circa 5 chilometri. Sto passando a circa 2 chilometri dall'oceano da quando sono partito. Finalmente, caffè. Ho notato che qui in Portogallo, all'ingresso dei paesi, non ci sono le classiche insegne con scritto il nome del paese. Correggetemi se sto sbagliando. Ormai sono entrato in tantissimi paesi e non vedo scritto il loro nome. Oh, il primo reo. Il primo piccolo reo. Sono 3 ore che cammino, ho fatto qualche boschetto, ma soprattutto sto passando in mezzo a questi piccoli villaggetti rurali molto molto caratteristici. Si comincia a vedere qualche piccolo reo. Si chiama Camino della Costa, ma in realtà l'oceano l'ho visto soltanto il secondo giorno per tutta la giornata. Primo giorno Porto e tutta la sua periferia, il terzo giorno sono passato in mezzo a boschi simili a questo. Oggi il tempo minaccia come sempre pioggia, ma fino ad ora non sta piovendo per fortuna. Il clima non è stato mai troppo freddo durante la giornata. Le temperature scendono di parecchio la sera. Alla fine di questa tappa arriverò nel paese di Caminia, se non erro. Lì bisogna imbarcarsi per superare il fiume e a quel punto sarò in Spagna. Poi tra 2 o 3 giorni, devo rifare un po' di calcoli, arriverò a Redondela e lì si uniranno il Cammino della Costa e quello centrale. E sicuramente a quel punto ci saranno molti più pellegrini in giro. Una cosa che ho notato in questi 4 giorni di cammino è che le persone qui sembrano quasi non voler essere disturbate. Io sono uno di quelli, devo dire la verità. Spero di riuscire a camminare da solo fino alla fine. Magari farò 2 chiacchiere con delle persone, farò alcuni tratti insieme. Mi sento benissimo così. Belli. Sono 4 giorni che cammino, non ho ancora assistito né a un'alba né un tramonto al Cammino di Santiago e chi l'ha fatto sa di cosa parlo. Da questo ponte io praticamente ho sbagliato, ho seguito il fiume in giù, non avevo visto questo segnale che comunque è ben presente. Mi sono fatto tra andata e ritorno almeno 1 chilometro. È cominciato a piovere.
Oggi è il quarto giorno di cammino, ho accumulato più o meno un centinaio di chilometri, comincio ad accusare la stanchezza. Complice anche questo meteo così instabile, ci sono parecchi sali e scendi e il percorso è abbastanza accidentato. Meglio lasciarsi andare in discesa. Questo è un mulino. Lui è Michele Pugliese di San Giovanni Rotondo. Ha una pizzeria là, eh? Come si chiama la pizzeria? Buon naso, buona pizza. Ricordatelo. È fatta. 30 chilometri, siamo andati a palla come dei fulmini. Siamo arrivati a Camigna, oltre 30 chilometri fatti. Domani mattina prenderemo un'imbarcazione e raggiungeremo l'altra sponda del fiume Minio e finalmente saremo in Spagna. Fino ad ora in questo paesetto sembra che c'è poco da vedere, magari poi faccio un giro più in giù. Un altro italiano incontrato sul cammino, Agostino da Roma. Il sole non è mai così bello quanto nel giorno che ci si mette in cammino. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Che la vediamo un'alba stamattina? E chi lo sa? Stiamo per attraversare il fiume Mino. Sono in compagnia di Iris e Michele. Una timida alba dopo 5 giorni di cammino. Ed eccomi qui, insieme ad altre due anime, in questa giornata un po' cupa, mi trovo ad attraversare un fiume su una barca guidata da una sorta di moderno Caronte verso un mondo sconosciuto. Chissà quali insidie ci attenderanno. Ragazzi, ma dove siamo? I naufraghi! Siamo in Spagna! Vai! Mi sto sentendo uno di quei clandestini. Speriamo che non arrivi la polizia. Alba, ingresso in Spagna finalmente con un'alba decente.
si inizia subito con un sentiero abbastanza accidentato in salita. Qui in Spagna il fuso orario è un'ora avanti rispetto al Portogallo, è come in Italia, quindi oggi siamo partiti un po' più tardi del solito, sono praticamente le 9. Ma guardate che bel sentiero. Peccato per la foschia, comunque un bellissimo panorama. Mattutino è così. Sì, sì. Signora, scusi. Mi scusi. Ops. La signora che va a prendere le frasche per accendere il fuoco. Ci sono così pochi abitanti che hanno cominciato a mettere i pupazzi. Che fa questa signora, Michele, traduci? La signora che va per bosco, per erbe e per paglia per rifare il letto. Questa signora? Questa signora che sta riparando tutta la roba della famiglia. Sta praticamente cucendo, facendo l'uncinetto, facendo la maglia. Ora che non c'è tempo libero perché c'è il figlio. Questa è bella. Ho cotto. Finalmente un bel caffettino. Primo timbro spagnolo. Ma loro non volevano prenderlo. Finalmente rivedo una delle mie colonnine, questa è la prima sul territorio spagnolo. Incredibile, oceano impressionante. Ogni volta che mi trovo al cospetto dell'oceano, l'unico aggettivo che mi viene in mente è libertà. È ucciso, ci sono fatto entrata. Yes. Buongiorno, oggi ci siamo alzati con un tempo un po' così così, questa notte ha piovuto abbondantemente, adesso per fortuna spesso e si va, se tutto andrà bene arriveremo, come si chiama il paese? Vigo. A Vigo. Il camminatore presuppone che a ogni passo il mondo cambi in qualche suo aspetto, oppure che qualcosa cambi in noi. Spesso si sente dire che chi viaggia vive due volte. Qui sul cammino mai tale affermazione fu più vera.
Il vero viaggio non è possibile farlo guardando semplicemente un film. E non ha nulla a che vedere con le vacanze nel resort di lusso. Solo con un'esperienza di questo tipo, che si basa sulla scoperta, sul confronto e il contatto diretto con gli abitanti del luogo, è possibile affermare: ebbene sì, chi viaggia vive due volte. Bayona! Facciamo una siesta! Abbiamo fatto 10 km, Michele! Abbiamo fatto 10? Sì! E finalmente assaggiamo i churros! Abbiamo appena superato Bayona, un bellissimo paese, e adesso ci troviamo qui lungo questo fiumiciattolo molto carino, in questo percorso in mezzo alla natura. ...122 a Santiago. Bello però questo scorcio. Occhio a terra però, però. Sì. Appena siamo entrati nel bar ha cominciato a piovere. Oggi ci mangiamo un panino e un Aquarius all'arancia. Davanti a noi lo stadio del Celta Vigo. Vai Michele, 2 km all'arrivo. Faccio vedere un po' com'è. È un ostello per pellegrini abbastanza grande. Questo a Vigo è tenuto veramente molto bene. Qui posto per lavare le scarpe. Ecco, questa è la classica camera dormitorio per pellegrini. Posso riprendere tranquillamente perché siamo soltanto io e il mio amico. E poi c'è qui un'altra persona che non sappiamo chi è. Per il resto è tutto vuoto. Ecco qui. Questa è una delle varie camere. Andiamo a vedere il bagno. Anche in questo caso molto molto pulito. Qui ci sono le docce che abbiamo appena utilizzato, ma sono comunque molto pulite. Ciao! Andiamo a vedere un attimino la lavanderia. Ok. Ecco qui. Guardate com'è ben attrezzata anche la lavanderia. Stiamo andando a fare due passi. Thank you.
Salve a tutti amici, bentornati sul canale. Questa mattina siamo partiti da Vigo, siamo scesi sotto i 100 km da Santiago. Oggi tra l'altro è una tappa molto importante perché ci uniremo al cammino centrale, questo a Redondela. Il senso della ricerca sta nel cammino fatto e non nella meta. Il fine del viaggiare è il viaggiare stesso e non l'arrivare. Peccato, ci è sfuggita la colonnetta del cento spaccato, ma non fa niente, dai. Dopo aver superato la periferia di Vigo si prende una salita veramente molto molto tosta, ma poi si viene premiati da una bellissima passeggiata lungo sentieri, cascatelle e un panorama stupendo sulla città. Poco a Redondela e mi unirò al cammino centrale. Il cammino centrale dovrebbe uscire da là dietro. Praticamente qui si uniscono il cammino della costa e il cammino centrale. Hola, buon cammino. Buon cammino. Non so se è una buona cosa, penso proprio di no. Quella sana euforia dei giorni scorsi, man mano mi sto avvicinando a Santiago, si sta trasformando in fretta. La fretta in agitazione. Ho solo voglia di arrivare. Sul cammino francese non mi era mai accaduto. Non mi sto piacendo. Parola d'ordine, ritrovare la tranquillità. Ci riuscirò? Siamo arrivati al nostro ostello, ma ci sono dei lavori in corso, vediamo se è aperto. Andiamo di qua? No, chiuso. Breve reso conto della situazione, alla fine sono arrivato a Pontevedra, una tappa di 37 km. Questo è l'albergue che ho trovato, in ristrutturazione, ma un'ala è funzionante. Come vi dicevo prima, i cammini centrale e della costa si sono uniti e infatti questo albergue è pieno. Ok. Il senso della nostra vita è il cammino, non la meta, perché ogni risposta è fallace, ogni appagamento ci scivola tra le dita e la meta non è più tale appena è stata raggiunta. Guardia la pantalla.
sotto i 60, vai! Salve a tutti, oggi sono con Daniele da Cuneo. Buongiorno! Dove stiamo andando? Andiamo a Caldas del Rey. Circa 22-23 km. Posso confermare che dopo Redondela il numero dei pellegrini è nettamente aumentato, tant'è vero che ieri l'ostello era praticamente pieno, tutto esaurito, e io e il mio amico Daniele abbiamo dovuto dormire nei letti a castello tutti e due sul piano alto. Ma va bene, il cammino è così, c'è tanto entusiasmo. Ieri io e Michele ci siamo salutati perché io ho un biglietto aereo già prenotato e lui ha per fortuna 3-4 giorni di più, ma sicuramente ci rivedremo. Lui ha una pizzeria a San Giovanni Rotondo, se non ci vediamo a Santiago lo andrò a trovare lì. Cielo pulito. Infatti, dopo tanta pioggia. Niente, quindi. No, è eccezionale, sì. E nulla. Oggi per fortuna è una bella giornata di sole, temperatura perfetta per questa tappa. Esisti. Eccoci arrivati, e poi ci sono quelli che si fanno spedire lo zaino. Buongiorno a tutti, bentornati sul canale. Buongiorno ragazzi. Sono ancora in compagnia di Daniele. Oggi arriveremo a Padrón, circa 20 km. E domani si arriva a Santiago. Forse il viaggio non può impedire il fanatismo, ma dimostrando che tutti i popoli piangono, ridono, mangiano, si preoccupano e muoiono, può introdurre l'idea che se proviamo a comprenderci possiamo persino diventare amici. Sempre più pellegrini sul cammino. Meno di 40, vai!
oggi sento proprio il profumo di cammino francese. Ci sono un sacco di pellegrini. Bello! Un cane pellegrino. Latte con cacao. Il meteo dice che oggi pomeriggio, ma soprattutto domani, ci sarà pioggia. Non è un problema ormai, dopo quei due giorni all'inizio sotto il temporale, tutto il giorno. Questa nona tappa è molto carina. Stiamo passeggiando praticamente dall'inizio lungo dei bei sentieri tra i boschi. Manca un'oretta all'arrivo. Siamo a circa 4 km da Padron, ha cominciato a piovere. Ciao! E va bene. Grande! Meno 30, vai! A noi la pioggia ci piace. Si vuota qui. E finalmente abbiamo trovato un barretto, ci voleva. Quanto manca, Daniele? Un chilometro, entriamo dopo il ponte e ci portiamo l'ultimo chilometro. Yeah. Ce la faremo. Saluto, abbiamo trovato riparo alla fine, per fortuna. Ci fermiamo un po'. Sentite? metri all'arrivo, ha praticamente smesso di piovere, veramente un bel paese, Padron. Adesso dobbiamo attraversare quel ponte e dall'altro lato dovrebbe esserci il nostro ostello. Ok, ancora chiuso, manca poco all'una. In ogni caso stiamo chiamando. Ok, questo è il nostro bellissimo ostello, ma guardate che bel tetto di legno, quanti letti, guardate. L'ostello del giorno
ancora a piovere fortissimo. Domani sarà una giornata sicuramente di forte pioggia. Ma usciremo lo stesso molto presto, è l'ultimo giorno. C'è proprio bisogno di qualcosa di caldo. Risvegliarsi da soli in una città straniera è una delle sensazioni più piacevoli del mondo. Siamo appena partiti e mancano 25 km a 7 a Santiago. Buongiorno! Grazie, buongiorno! Oggi 25 km, arriveremo, se tutto va bene, a Santiago. Sono tutte queste chiese attaccate ai cimiteri in paesetti con quattro case, veramente particolare. Meno 20! Abbiamo anche il tempo sotto un temporale di fare queste cose. Forte pioggia purtroppo ci ha preso nel momento peggiore, dove non c'è un riparo, non c'è un bar, non c'è niente. L'unica cosa da fare è andare avanti. Vuoi in cammino? Cammino avventuoso. Vieni, lasciami. È smarna barca. C'è un barretto? Ebbene sì, il grande giorno è arrivato. Non so se piangere o gioire, è un miscuglio di emozioni che corrono veloci. E per ora non riesco a pensare a nient'altro che arrivare. Passando a fianco al sentiero che è allagato. Signori, questo è il percorso. Stiamo praticamente risalendo un fiume. Santiago ce la sta facendo sudare oggi. Santiago 11 e siamo zuppi fradici. Sempre sotto la pioggia, ma meno di 10 km a Santiago. Chilometri e 20 metri e non piove più.
3 a Santiago, è uscito anche un timido sole. 2 chilometri a Santiago. Stanchi, infreddoliti, ma a meno di un chilometro. Ci siamo. Arriviamo col sole. È uscito il sole, senza parole. Guardate lì, ragazzi, guardate. Vai Daniele, ci siamo. Ci siamo, dopo 10 giorni di cammino, eccoci qui. È stato un piacere, un piacere, veramente tutto un piacere, mio, guarda. Grandissimo. Che gioia, che gioia. Andiamo a prendere la Compostela. Allora, 1 chilometro e 200 metri dalla cattedrale stavamo nuotando, sotto il diluvio. Siamo arrivati dalla cattedrale, c'era il sole. Cioè, incredibile. Incredibile. Mi fa così strano, l'ultima volta c'era una fila che arrivava di su. Per chi non lo sa, qui davanti al centro internazionale del Pellegrino, per prendere la Compostela, basta scattare una foto al codice QR, riempire il tutto. Fatto tutto in 5 minuti. Andiamo al nostro ostello. E questa sera devo prendere una bella decisione. Io sono qui. Facciamo 2 passi. Tanto mi è camminato poco fino a questi ultimi giorni. Andando a cena, ma prima andiamo a vedere un attimo l'ombra del pellegrino. Eccola qui, sembra proprio l'ombra di un pellegrino, incredibile. Casualità, voluto, mistero. Se voluto, con un congegno.
Il mio cammino fino a Santiago è terminato ed è stato qualcosa di incredibile. Difficile da descrivere le sensazioni nel ritrovarmi nuovamente in questa piazza. Posso soltanto dire che è stata un'emozione addirittura superiore alla prima volta, ma avrò tempo di pensarci. Infatti il mio viaggio anche quest'anno non finisce qui. La volta scorsa ero arrivato fino a Finisterre. Domani mattina con un autobus raggiungerò nuovamente la fine del mondo, da dove inizierò un breve ma intenso cammino verso un nuovo leggendario chilometro zero. Arriverò a Muxía. Buongiorno ragazzi, altra giornata di pioggia. Sono in attesa dell'autobus per Fisterra, praticamente ho deciso di arrivare lì con l'autobus perché ho già fatto l'anno scorso con il cammino francese tutto l'itinerario a piedi. Raggiungere Compostela non è la fine, ma la fine di un viaggio che inizia un altro cammino. Ostello comunale, il weekend è chiuso, non lo sapevo, ne vado a trovare un altro. Sono entrato in un ostello e sono praticamente tutti italiani, i ragazzi. Che conoscono già? No, la migliore. Ma neanche. Arriverò adesso al faro di Finisterre, sono circa 4 km. E domani comincio il mio cammino verso Muxía, fate voi. Da qui al chilometro zero sono 2 km 690 metri. Sta piovigginando un po', ma non importa. Il mio scopo ormai è stato raggiunto. Sono arrivato a Santiago de Compostela per la seconda volta, questa volta attraverso il cammino portoghese della costa. Non sapevo che nel weekend purtroppo l'ostello per pellegrini è chiuso, quindi mi sono messo alla ricerca di un altro albergue. Alla prima porta che ho bussato mi hanno aperto un gruppetto di italiani simpaticissimi e questa sera cenerò con loro. Purtroppo continua a piovere. Ed eccomi qui nuovamente al chilometro zero. Thank you.
quasi il saluto che tutti i giorni passa e dice che ce l'hai un vaso d'acqua. La salute comunque, questo signore di Ripete è di Frosinone e ha questo bel locale. E anche la signora italiana di Varese sì. Anche lei pellegrina. Quello è tutto quanto per questo francese. Guarda, questo parte da San Jean de Port e arriva fino a Finisterre. Praticamente c'è la parte del nord, il cammino del nord e alcune parti importanti del francese. Buon appetito, buon provvedimento. Allora buon appetito. Buon appetito, si rimangia la pasta. Ben tornato a casa. Grazie. Alla salute. Alla salute. Casa de Papel, ciao ciao bella ciao. Sì. Preparando una cenetta tutti insieme. Voilà. Tre. Sì, grazie, grazie di tutto. Come sempre, con voi. Certamente. Buonasera. Tutto ciò che dobbiamo decidere è cosa fare col tempo che ci viene dato. La prima colonnina che indica direzione Muxia. Per me proseguire il viaggio dopo aver raggiunto Santiago di Compostela è fondamentale. È l'unico modo per riuscire a elaborare e metabolizzare il cammino fatto. Un viaggio nel viaggio che vale assolutamente la pena fare. Ho capito che le colonnine ormai segnano il nome del paese dove sto andando, ma non più i chilometri. Anche quest'anno non potevo fermarmi a Santiago. L'anno scorso sono arrivato a Finisterre a piedi e quest'anno ho deciso di partire da Finisterre e andare a Muxia, circa 40 chilometri. E questa indica Fisterra. Questa è una tappa che, da quello che ho capito, può essere percorsa in tutte e due le direzioni. Fisterra e sicuramente Muxia. Pensavo di trovare un percorso un po' più complicato, invece è davvero ben segnalato. Cominciano a esserci le insegne dei paesi. Ok ragazzi, questo è un incrocio molto importante, si può decidere di seguire più la costa oppure più l'entroterra. Il percorso più ufficiale, diciamo, è questo dell'entroterra e io ho voglia di seguire questo. Vi ricordo che per fare il cammino ci sono molte app, una è Gronze che ho visto utilizzare davvero da tante persone e un'altra che è quella che uso io, si chiama Buen Camino. Con queste app è praticamente impossibile sbagliare strada. Sono molto utili anche per trovare ostelli, pianificare, un po' di tutto. No, no, no.
In questa tappa si sale parecchio. Davanti a me i primi tre pellegrini della giornata. Buongiorno. Buenos dias. Buongiorno. Italiani? Sì. E dove siete? Verona e Vicenza. Che? Due Verona e Vicenza. Da dove vieni? Porto. Da Porto. Ho fatto il cammino portoghese. Sei stato a Santiago per caso il 15? No. Martedì? No. No. Voi che cammino avete fatto? Si può dire Santiago, cioè Finisteriano, tutto qua, Finisterre, Muxia. Ma è bello. Come ti chiami? Francesco. Francesco poi? Sì. Iezzi. Ho visto il tuo commentario, ecco perché. E infatti riprendo tutto. Ho visto il tuo documentario, ho detto mamma che faccia conosciuta. Ma guarda, ecco perché ti domandano, ma che piccolo mondo. Fa piacere comunque. Sì, sì. No, ma ti ho visto proprio recentemente. Almeno non posti per nulla. YouTuber, nonostante tutto, non è la prima volta che mi capita, vengo riconosciuto, in particolare qui sul cammino di Santiago, fa molto piacere. E alla mia sinistra l'oceano. Santo Estevo de Lires, praticamente, sono quelle case davanti a me. Penso di fermarmi proprio qui. Cambio di programma, ho deciso di andare avanti, arriverò oggi a Muxia. Purtroppo questo paesino è un po' troppo piccolo, sono arrivato abbastanza presto e non saprei come passare il tempo. Quindi altri 14 chilometri. Ancora 2 chilometri, è fatta anche questa. Sì! E questo è l'albergue de Muxia. Probabilmente anche questo è chiuso nel weekend. No, vedo delle luci accese. Vediamo un po', dai. Wow! Molto grande. Questi sono gli armadietti. Dove si mette lo zaino. Ci
sono più piani, questi sono i bagni, le docce, questa è un'altra sala dove si può mangiare. Oggi è una bellissima giornata, ho ribeccato Michele e un gruppo di italiani. Ed ecco qui, signori, la colonnina dell'altro chilometro zero, il chilometro zero di Muscia. Bene amici, anche questa avventura è giunta al termine, un'altra straordinaria esperienza che porterò sempre con me. I sentieri che portano a Santiago sono tanti e questo non sarà di certo il mio ultimo cammino. Nel frattempo ho altri progetti da portare avanti, perché ad un certo punto della mia vita ho deciso di dare più valore al tempo che al denaro. È giunta l'ora di realizzare i miei piccoli grandi sogni. La via che conduce alla felicità è piena di ostacoli. Ma mi trovo a buon punto. Colgo l'occasione per ringraziare la mia famiglia e tutte le persone che mi hanno supportato in questo cammino. Grazie di cuore. Auguro a tutti voi di trovare la via della felicità. Vogliatevi bene. Buonissimo. Guardate che bella tavolata di italiani. Vai. Grazie. Salute ragazzi. Salute, viva. Vai Renato. Vai, la salute. È una serata stupenda. Ho conosciuto questo gruppo di ragazzi veramente tutti simpatici, eccezionali. E domani prendiamo anche l'aereo insieme. Casualmente. Panini e via. Ragazzi, salute. Ciao. Al viaggio di Santiago, al cammino.